Come si forma la nostra cacca? Il processo digestivo inizia nella bocca, dove i denti eseguono la masticazione degli alimenti, riducendoli in pezzi più piccoli. Allo stesso tempo, le ghiandole salivari secernono saliva, che contiene enzimi iniziano a decomporre i carboidrati. Una volta masticati, gli alimenti formano un bolo alimentare che viene spinto verso l'indietro della bocca e inghiottito. La deglutizione diventa automatica grazie ai muscoli dell'esofago, un tubo muscolare che collega la bocca allo stomaco. Durante la deglutizione, i muscoli dell'esofago spingono il bolo alimentare verso lo stomaco. Lo sfintere inferiore dell'esofago si rilassa, consentendo agli alimenti di passare nello stomaco. Nello stomaco, gli alimenti si mescolano ai succhi gastrici, compresi enzimi e acidi, che contribuiscono alla decomposizione delle proteine. I muscoli dello stomaco effettuano contrazioni per continuare a mescolare gli alimenti, formando un miscuglio chiamato chimo. Il chimo viene gradualmente svuotato nel duodeno, la prima sezione dell'intestino tenue, dove prosegue la digestione. Il pancreas svolge un ruolo cruciale producendo enzimi digestivi che decompongono carboidrati, grassi e proteine nel duodeno. Il fegato produce bile, immagazzinata nella cistifellea, per aiutare la digestione dei grassi e facilitare l'assorbimento della bile. La cistifellea rilascia la bile nel duodeno attraverso i dotti biliari, facilitando l'emulsione dei grassi per una migliore digestione. Il peristalsi, il movimento coordinato dei muscoli, nell'intestino tenue mescola gli alimenti con i succhi digestivi, spostandoli in avanti per una successiva digestione. Le villosità nell'intestino tenue assorbono acqua e nutrienti essenziali, trasferendo queste sostanze nella circolazione sanguigna. I rifiuti non assorbiti passano nel grosso intestino, dove viene assorbita ulteriore acqua, contribuendo alla formazione delle feci. I batteri presenti nel grosso intestino decompongono i nutrienti rimanenti e trasformano i rifiuti in feci. Il peristalsi sposta le feci dal grosso intestino nel retto, l'ultima parte del tratto digestivo. L'ano, circondato dai muscoli sfinteri, consente di controllare l'evacuazione delle feci e indica la loro consistenza. Questo processo completa il percorso del sistema digestivo, garantendo l'eliminazione dei rifiuti dal corpo.